L'estate che si sta chiudendo è un'estate molto particolare dal punto di vista politico, che ci restituisce un panorama praticamente opposto rispetto a quello di inizio estate. Sì, è stato veramente inatteso. Cioè, sapevamo in realtà che la soluzione giallo-verde era precaria, ma non pensavamo esplodesse in questa maniera. In fin dei conti poi, come sempre nei fenomeni storici, c'è tanto rumore, tanti elementi casuali, però poi fondamentalmente l'elemento di fondo è che la Lega ha vinto le elezioni europee in Italia, ma le ha perse in Europa. E questo ha creato questo dissidio e questa frattura e ha fatto in modo che la situazione politica italiana in qualche modo finisse per adeguarsi non tanto ai risultati italiani quanto ai risultati europei, e poi ovviamente in senso armonico rispetto ai risultati dell'anno scorso in Italia, che continuano ad avere ovviamente valore costituzionale, però politicamente sono fragili. La sensazione è che sia una situazione comunque molto fluida, che da un momento all'altro può cambiare in un verso o nell'altro. Cosa servirebbe per dare più concretezza, più certezze anche? Ma la situazione resta fluida qualunque cosa succeda, perché il sistema politico italiano che è fluido e che non riesce a trovare stabilità. Questa formula governativa, se si volesse consolidare, dovrebbe cercare di darsi un contenuto politico positivo e non soltanto negativo, perché non ci nascondiamo dietro un dito. Questa formula si regge al 90% per tenere fuori Salvini. Però questo appunto è un elemento negativo. Gli italiani non chiedono che Salvini sia tenuto fuori, chiedono soluzioni, e una parte di queste soluzioni almeno passa per l'Europa. L'Europa naturalmente è molto ben disposta adesso nei confronti di questo governo, ma l'Europa ha anche una governance molto complicata e non basta la buona volontà del Presidente della Commissione per ottenere dei risultati. Quindi dovrebbe evolvere in una situazione politica positiva e dare delle risposte in positive, cosa che io vedo molto complicata.